Adesso ti chiedo una cortesia. Prima di tutto tu sei testimone che è un mazzo di carte regolare. Sì. Tutte diverse, giusto? Vedo, tutte diverse. Però uno può pensare magari c'è un ordine che può fare, quindi diamo una mescolatina. Una mescolatina e anche due. Siamo a posto. Giusto? Certo. Dopodiché, ti chiedo una cortesia. Tu stessa adesso dovrai guardare una carta alla volta, ti mostro 10 carte e ne penserai una. Ricordi anche in che posizione si trova la carta. Se anche pensavo... la posizione dove... Sì, in che numero soltanto possono 10 carte, va bene? Vabbè. Ok, io ti mostro la prima, sì. La seconda, sì. La terza, sì. Io non so che carte stai guardando, sì, sì, va bene. La quinta, la quarta. Quarta, la quinta, sì. La sesta, sì. La settima, sì. L'ottava, sì. La nona, sì. E l'ultima carta, la decima. Esatto. Ci sei? Sì. Tu hai la carta in mente? Sì, ce l'ho. Ok, che posizione hai trovata? La quarta. Quarta, allora buttiamo giù 1, 2, 3 e la tua carta che è la quarta lasciamo qua, giusto? Esatto, sì. Il resto non ci interessa, ora penserò io, come tu hai pensato penso anch'io, no? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carte, giusto? E vado a pensare anch'io una carta. Questa. Di tutte queste carte ne ho pensata una. Va bene. Bene. Ora la mia carta è il 3 di cuori. Sì. La mia carta, la tua carta, che carta lo è? Lo devo dire io. Prego. L'asso di cuori. Guarda, è il miracolo avvenuto. Io ho la tua carta, l'asso di cuori, e gira, tu hai la mia carta, il 3 di cuori. Ma se qua era l'asso di cuori, com'è possibile, scusa? Se qua c'era l'asso di cuori. No, questo è veramente una cosa che sono rimasto a libido veramente. Interessante, no? Ma se qua c'era l'asso di cuori e tu